mondo sta attraversando due grandi rivoluzioni, una quella legata all'innovazione tecnologica e digitale, e l'altra importante legata ai fenomeni di sostenibilità ambientale e di transizione energetica. Abbiamo scelto quindi di dare un contributo a questa importante iniziativa della CGIL parlando di un tema che per la nostra categoria è un tema di fondamentale importanza e trattarlo significa anche ragionare sulle iniziative, sull'elaborazione politica che dobbiamo mettere in campo per affrontare questa fase. Per noi il tema della transizione energetica è un elemento centrale per sviluppare una nuova stagione, direi un nuovo disegno di politica industriale del paese. Un progetto di politica industriale che dovrà rappresentare una delle leve fondamentali per ipotizzare un nuovo modello di sviluppo del paese, un tema che in questa fase particolarmente delicata stiamo affrontando. Abbiamo scelto di trattare questo argomento perché la percezione che abbiamo ragionando dei temi della transizione energetica è che se analizziamo il contesto e le modalità con cui si sta affrontando questa discussione, temiamo che il termine stesso transizione possa essere messo in discussione e travisato sia nei modi che nei tempi di attuazione. Non affrontare correttamente il tema della transizione energetica nei tempi e nei modi significa rischiare di avere impatti molto importanti sul sistema produttivo del nostro paese, sugli assetti industriali del nostro paese. E quindi noi dobbiamo avere la preoccupazione di gestire questa fase pensando a delle modalità di governo complessivo di questo fenomeno. La sensazione che abbiamo è che in realtà nel nostro paese la discussione, forse condizionata anche da situazioni legate a ritardi strutturali nel nostro paese su alcuni temi che riguardano anche il campo dell'energia, sia una discussione che proceda sostanzialmente più a episodi, più a strappi e accelerazioni continue, più che avere una gradualità di intervento e di elaborazione anche degli interventi da fare, tale da potersi definire effettivamente una transizione. L'accelerazione del processo di decarbonizzazione del settore energetico necessaria per raggiungere i target posti al 2025 in Italia e quelli posti al 2050 per rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutrale, pongono una inedita complessità di processi riorganizzativi, con grosse conseguenze economiche e sociali sulla competitività del sistema industriale, sull'organizzazione del lavoro, sulle competenze dei lavoratori e sui loro territori di appartenenza. Al centro di questa sfida, che è una sfida per l'ambiente, una sfida per l'innovazione, una sfida per il lavoro, oggi fortemente complessificata dalla crisi globale causata dalla pandemia da Covid-19, è la possibilità di gestire la transizione energetica, cercandola di rendere il più possibile socialmente equa e bilanciata, attraverso i principi della Just Transition, che sono principi fondamentali, sono parte integrante stessa della decarbonizzazione perché sono una premessa ineludibile per l'accettabilità sociale della decarbonizzazione e conferiscono un ruolo chiave alle parti sociali come agenti attivi del cambiamento verso una maggiore sostenibilità dello sviluppo. Un ambito fondamentale per gestire le conseguenze economiche e sociali di questa transizione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili è la chiusura dei siti energetici, la loro riconversione, quindi delle centrali termoelettriche che non sono più economicamente remunerative e ambientalmente sostenibili. E questo soprattutto pensando all'accelerazione che l'uscita dal carbone avrà al 2025 in Italia, e che pongono nuovamente al centro il tema della riqualificazione e della ricollocazione dei lavoratori, della riconversione dei siti industriali e della gestione delle conseguenze, appunto, economiche e sociali sull'indotto, e quindi di tutte quelle misure necessarie per la salvaguardia dell'occupazione e dell'occupabilità, per la tutela dei redditi e per la tutela delle economie locali.
Al centro di questo ragionamento c'è anche il tema della crisi delle raffinerie, che sono state fortemente colpite dalla crisi pandemica e delle sue conseguenze sul sistema energetico, ma che hanno una possibilità di riconversione per la produzione di carburanti ecocompatibili a partire dal biometano e in favore anche di nuovi vettori energetici. E soprattutto pensando alla attesa nella accelerazione dell'elettrificazione dei trasporti, che è un punto fondamentale della transizione, ma che richiede anche qui un tempo, è importante sostenere la diffusione dei nuovi carburanti, soprattutto quelli di seconda e di terza generazione, che si basano sull'utilizzo degli scarti, sull'utilizzo dei residui e che quindi consentono una maggiore circolarità del sistema energetico, basato in questo caso sui principi di un'economia che vede appunto nel riuso, nel riutilizzo delle risorse il suo punto chiave. Ecco perché l'esperienza di quelle raffinerie che, come nel caso di Porto Marghera e di Gela, si sono riconvertite in bioraffinerie dovrebbe essere estesa per riuscire appunto a traguardare una riconversione di qualità. Nel diritto dell'ambiente e dei lavoratori è fondamentale fare tesoro della lezione che abbiamo maturato in questa prima fase di transizione, anche guardando appunto alla necessaria accelerazione che abbiamo di fronte e alle problematiche che la crisi ci pone. Innanzitutto, oltre alle misure appunto per sostenere la riqualificazione e riconversione dei lavoratori, che vede nelle politiche formative un elemento fondamentale, è anche importante avere un maggior coinvolgimento del livello istituzionale, soprattutto per la gestione delle conseguenze delle riconversioni sull'indotto. È fondamentale una maggiore integrazione pubblico-privata per avere precisi atti di indirizzo che devono integrarsi con la gestione industriale, ed è fondamentale anche incentivare la partecipazione, assicurare la partecipazione di lavoratori e territori interessati attraverso processi democratici e partecipativi che rendano i lavoratori e i cittadini appunto i concreti artefici, gli agenti attivi, abbiamo detto all'inizio, di questa nuova qualità dello sviluppo per l'ambiente, per il lavoro e per i diritti di tutti. Nessuno mette in discussione gli obiettivi del Green New Deal, né noi né le imprese che nel corso degli ultimi anni, anche per rispondere ad una spinta dal punto di vista contrattuale e ad una spinta da parte dell'azione sindacale, hanno investito ingenti risorse per prepararsi alla transizione energetica. Abbiamo importanti esempi che nel paese possiamo già considerare come esempi di successo, che testimoniano che è possibile fare un percorso di transizione. Se pensiamo a tutto il tema dell'utilizzo dei carburanti, della raffinazione, nel nostro paese ci sono 7 raffinerie, 2 delle quali sono già state riconvertite con successo e producono già oggi quantità importanti di biocarburanti e non utilizzano più per caricare i loro impianti combustibile di natura fossile. Consideriamo per esempio la raffineria di Porto Marghera e la raffineria di Gela come esempi che dimostrano che è possibile un progetto di riconversione. La strada da compiere è ancora lunga, però evidentemente il successo di queste operazioni dimostra che l'idea, il percorso che abbiamo scelto è un percorso sicuramente attuabile, così come abbiamo nel paese anche esempi di riconversione dalla chimica tradizionale alla chimica verde. Posso citare in questo senso l'operazione che abbiamo compiuto a Porto Torres, quando decidemmo di concordare la chiusura di un impianto chimico che utilizzava cariche da combustibile fossile. Abbiamo pensato di riconvertirlo e oggi l'impianto di Porto Torres utilizza un carburante, diciamo così, di natura vegetale, di natura biologica. Poi abbiamo anche delle situazioni innovative che in questo momento stiamo discutendo con le imprese, che riguardano sempre la transizione energetica. Abbiamo per esempio un importante progetto che riguarda Ravenna, dove la realizzazione di un progetto che riguarda la captazione, lo stoccaggio e il riutilizzo della CO2 a fini industriali
è un esempio di come la transizione energetica può rappresentare una risposta anche rispetto alla riconversione industriale. Ravenna è un territorio che sostanzialmente ha visto diminuire le proprie attività di estrazione del gas nel momento in cui l'intervento legislativo ha bloccato questo tipo di attività nel nostro paese. Sono Diego Marazza, sono un ricercatore e un docente a contratto dell'Università di Bologna. Collaboro da 20 anni con il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali e con la ricerca industriale che si fa qui nell'ambito del Tecnopolo di Ravenna. Mi occupo di analisi dei sistemi, in particolare di trasformazione delle biomasse e di economia circolare. Per questo mi sono interessato dell'utilizzo dell'anidride carbonica nell'ambito dell'economia circolare. Ci sono dei vantaggi nel recupero della CO2 e nel suo utilizzo in materiali o nuovi prodotti anche di tipo energetico. Il primo è di natura ambientale ed è importantissimo ai fini del raggiungimento dell'accordo di Parigi, che diventa difficile raggiungere se non troviamo delle tecnologie forti, innovative, che agiscono sui grandi flussi. Il secondo è che mettendo l'anidride carbonica nei materiali raffreddiamo sostanzialmente il problema, perché oltre a sequestrarla rallentiamo il ciclo di immissione dell'anidride carbonica in atmosfera. E poi però ci sono anche dei vantaggi dettati dal fatto che utilizzando la CO2 e rimettendola nei cicli di produzione allunghiamo il ciclo di produzione stesso. È come se dando una nuova vita alla CO2 creiamo dei nuovi cicli di produzione che possono essere interessanti, che possono dare più lavoro, perché lo stoccaggio di per sé non produce lavoro, mentre l'utilizzo e il riutilizzo della CO2 sì. Possiamo pensare a nuove filiere per la produzione, quindi ci sono tutta una serie di materiali che si possono produrre, si possono immaginare tante altre filiere che sono importanti, che possono far continuare la chimica sotto una veste nuova e quindi di rigenerazione, o come si dice, di rinascimento industriale di cui abbiamo sicuramente bisogno. Ravenna in tutto questo ha sicuramente delle carte in più, perché è in una posizione privilegiata, ha un tessuto industriale molto ricco, c'è ancora spazio, ci sono dei impianti che sono stati dismessi e delle aree industriali che non ci sono più, per cui potrebbero essere rigenerate e si potrebbe pensare da questo punto di vista a una nuova vita in questo senso. Poi ci sono delle caratteristiche anche tecniche importanti, un impianto fotovoltaico che dovrebbe avere luce nel 2024, 2025, che produrrà quantità importanti, ingenti di energia da fonti rinnovabili, che si aggiungono ad altri progetti che sempre sulla costa si stanno facendo, progetti estremamente importanti. Il totale della potenza installata dal punto di vista delle rinnovabili sarà sicuramente molto superiore alle esigenze del territorio e qualche forma di stoccaggio sarà necessaria. Quindi da qui una domanda e una riflessione un po' per tutti. Abbiamo le competenze, abbiamo la struttura industriale, abbiamo gli attori giusti, perché non costruire un grande progetto di natura industriale attorno a quest'idea, rigenerando il nostro territorio e la nostra capacità industriale, quindi facendo di Ravenna di nuovo un baluardo della chimica, ma questa volta di una chimica verde, tutta indirizzata per esempio a ridurre l'anidride carbonica in atmosfera, quindi conciliando i diversi tipi di obiettivo di lavoro e ambiente che normalmente sono contrapposti. Nel nostro paese scontiamo una discussione molto accesa sui temi che riguardano l'ambiente e la sostenibilità ambientale.
Abbiamo esempi che purtroppo come dire, hanno visto mettersi in contrapposizione, io credo in maniera sbagliata, il diritto al lavoro con il diritto alla salute. Una contrapposizione di questa natura è una contrapposizione assolutamente perdente per tutti, credo. Quindi dobbiamo necessariamente cercare di mettere insieme i diversi aspetti che riguardano il tema della sostenibilità ambientale. Quindi la necessità di avere un confronto continuo anche con i movimenti ambientalisti, anche con chi ha posizioni diverse dalle nostre, pur condividendo gli stessi obiettivi, che sono quelli di avere, come dire, un pianeta migliore da lasciare alle future generazioni, però la necessità di ragionare, di comprendere anche le ragioni dei movimenti ambientalisti, ma contemporaneamente di far comprendere le nostre ragioni a chi ha quel determinato tipo di posizione, di impostazione anche di carattere culturale, io credo che serva proprio per arrivare alla condizione di non mettere in contrapposizione la necessità di essere comunque un paese industriale, di essere un paese caratterizzato da uno sviluppo dell'industria sostenibile e di salvaguardare da questo punto di vista anche il diritto alla salute delle persone. E se non facciamo questo rischiamo appunto di poterci trovare in una discussione che non tiene conto delle esigenze del paese. Noi siamo un paese che rappresenta ancora oggi la seconda manifattura a livello europeo. Essere un paese trasformatore, cioè un paese che non ha materie prime ma che si occupa fondamentalmente della trasformazione delle materie prime, significa avere un parco industriale, più o meno l'80% delle industrie del nostro paese, che sono industrie definite fortemente energivore. Quindi industrie che consumano tantissima energia, industrie che hanno tra le voci di costo, quello legato all'energia, un valore che è del 30% più alto rispetto a quello di altri paesi europei e che quindi, come dire, hanno la necessità di fare i conti anche con questo aspetto. La scelta della transizione, noi pensiamo, attraverso il gas, noi pensiamo sia una scelta ineludibile. Per arrivare a raggiungere quegli obiettivi che anche l'Europa ci indica, cioè quelli al 2030 e al 2050, come termine per arrivare, diciamo, alla neutralità del paese rispetto alle emissioni climalteranti. Affiancato al tema della transizione vista dal punto di vista industriale, ovviamente c'è tutto il tema della transizione vista anche dal punto di vista sociale, perché noi dobbiamo evitare che l'accelerazione nel percorso di transizione possa produrre, come dire, anche una resistenza da parte delle persone ad andare nella direzione del cambiamento, perché la contrapposizione che può nascere non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista generazionale tra le persone che possono, come dire, essere interessate dai fenomeni di transizione, è un aspetto della transizione che noi non possiamo trascurare. Cioè l'accettabilità sociale dei percorsi di transizione deve essere, come dire, una condizione che accompagna il processo di transizione anche dal punto di vista industriale. Dicevo prima che la sostenibilità, che la transizione energetica va affrontata anche dal punto di vista della sostenibilità sociale, va affrontata anche dal punto di vista, come dire, della salvaguardia delle professionalità delle persone che lavorano all'interno degli impianti. Noi da questo punto di vista siamo un settore tecnologicamente molto avanzato. La salvaguardia della professionalità di quelle persone che ci ha consentito nel corso degli anni di avere oggi una condizione di vantaggio rispetto ad altri paesi
su alcuni aspetti della transizione è un elemento della discussione che non può essere trascurato. Se ci limitassimo, io penso che questo non ce lo possiamo permettere, se ci limitassimo solo a considerare gli aspetti di protezione economica e sociale dei lavoratori attraverso magari l'utilizzo degli ammortizzatori sociali nei processi di transizione, noi perderemmo di vista quello che è il cuore di questo processo, cioè la transizione deve essere affrontata sia dal punto di vista industriale per capirne gli effetti che può avere sul paese, sia dal punto di vista sociale. Contemperare le due questioni, mettere insieme le due questioni, penso che possa consentirci di poter pensare che quell'idea che noi auspichiamo di un nuovo modello di sviluppo del paese più attento ai bisogni, più attento alla sostenibilità ambientale, più attento ai bisogni sociali del paese, sia un'idea raggiungibile e realizzabile.